state bene. Abbiamo portato le giacche ufficiali. Quelle stasera. Di rappresentanza, mazza. Direttamente dalla finale. 20 kg a giacca. Quando abbiamo velocemente pogato, per così dire, lì... Hai rischiato. Mi ha infilato una spina qua dietro il lobo dell'orecchio. Pronto. È l'iniziazione. Cioè, sì, 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 è per succede. Diventare un vero esatto. membro. Tutto grafficchiato, amore mio. Come state? Com'è andata? Come siete sopravvissuti o come è sopravvissuto Sanremo a voi? Non so chi. Allora, siamo molto stanchi, ma molto felici. Sì. Stanchi quanto felici, abbiamo seminato parecchio. Sì, dai, è stata una bella pedalata, lo sapevamo, perché siamo andati che sapevamo che si lavorava un botto, perché noi siamo dei pelandroni. Sì. Cioè noi ci svegliavamo a mezzogiorno, andavamo in studio. Io mi svegliavo già presto, andavo in palestra. Due alle 8, non è vero. Il minimo indispensabile, invece da Sanremo avevo cominciato a pedalare, ho preciso, mi va 2-3 massimo. Tre minuti a notte, uno a testa. Sì. Poi per rimanere così belli ci vuole un lavoro. No, no, certo, esatto, perché poi c'era un grande lavoro di look, di abbigliamento, ma non solo, di la cresta. Quanto partivi prima? Grazie alla mia donna, perché ha avuto una pazienza incredibile. 1:45 a cresta. Sì? E calcola che ne facevo anche 3 al giorno, 2 al giorno per interviste, a volte devo tirarla giù, a ma volte su. Ma finite le serate, vai a dormire così o la devi disfare prima di dormire? Sarebbe bello distruggerla, andare a dormire con i capelli comodi. La domanda è più fatta a Sanremo. Sì, esatto, sì. Come fai a dormire, mi dicevano. Ma stacca. Ne pieghi uno da una parte, uno dall'altra. Secondo me tante persone non si immaginano che siano capelli veri, cioè pensano che siano sempre così tipo dreddi, tipo pirasta, capito? Posso dargli una toccatina? Sì, tu scuoti, scuoti. Tu puoi assolutamente. Scuoti, scuoti. Cioè sono duri come questi di metà. Pam! E anche i vestiti, ho visto la prima serata avevate un vestito spettacolare, cos'è, una cassa toracica? Una cassa toracica. Di che materiale era? Cos'era? Era di una specie di metallo e resina, comunque era strastretta. Quando provavamo a prendere il respiro, stringeva. Abbiamo deciso di metterci 30 kg ogni serata, giusto per cantare. Per soffrire un po' di più, per essere più nella sed. Giusto per cantare meglio. Sì, per aggiungere un po' di sofferenza alla nostra sofferenza. Tanto noi eravamo in ansia. Beh, no, immagino una passeggiata di salute. Chi ve le ha fatte quelle? Cioè, sono state fatte apposta sui vostri corpi? Sì, ho trovato degli stylist super potentissimi che ammiriamo molto. Li abbiamo chiamati per lavorare con noi, che hanno avuto dei bellissimi concetti legati a quello che noi volevamo comunicare come messaggio sul palco. Ogni vestito, appunto, aveva un messaggio, l'abbiamo spiegato, tipo quelle casse. Per noi rappresentavano tipo una ricerca fino nelle nostre ossa del nostro dolore, che poi appunto era diventato un gioiello il nostro dolore, la nostra forza. Esatto. Oh ragazzi, il signor Boeteo non si è ancora ripreso da è un po' stanchino, ragazzi. È ancora in after. Cioè voi due siete comunque un po' più attivi. Fisico. Teo, sì, è stata dura? Ho una crisi anche oggi pesante. Lascia stare. Sì. Va bene, vai. Avete vinto siete arrivati 27esimi. Sì, io speravo di arrivare ultimo, perché comunque ultimo, ne abbiamo parlato la settimana prima, ci sono pezzi che sono arrivati ultimi che poi hanno fatto la storia della musica. Strapunk. Ma secondo me anche 27esimo è un buon. Sì, siamo lì. Sì, no, va bene. Però avete vinto il Fanta Sanremo. Sì. Vincitori del Fanta Sanremo, però ci ha reso anche più contenti. Felici, forse. Ma infatti dopo tutti questi anni... Guarda, io scapezzolo ancora, cioè, sto pensando ancora di fare punti. È un riflesso. Questi sono 20 punti, Scapezzo ombelico anche. Ombelico. Tutto. Finito? Dopo tutti questi anni, quando fanno le premiazioni, il miglior testo, secondo me dovrebbero ormai dare anche la Coppa del Fanta Sanremo. Ci vorrebbe. La meriteremo. Come avete fatto a vincere? Qual è stato il... Era proprio un allenamento, cioè noi facevamo proprio il 5-5-5 prima di scendere in campo e quindi dicevamo: Teo, hai queste tre mansioni. Sì, ma divertendoci. Hai queste tre mansioni. Tu fai questo. Il camerino prima di uscire. Sì, tipo facevamo lo schema, capito? Allora tu capezzo, io ombelico. Capito? Eravamo in questo mood. Cioè, la canzone era l'ultimo pensiero. Esatto. La canzone era l'ultimo. Sì, la canzone, se ti ricordavi, la cantavi. Nel frattempo... Ragazzi, come... quando hanno annunciato i 30 cantanti quest'anno, mi ricordo che ero sulla luna io, perché comunque la prima esibizione in Rai l'avete fatta qua, ci siamo visti tante volte in radio. Quando ho sentito la sede a Sanremo, ero emozionato io. Voi cosa avete fatto? Ciao, pazziti, bro. Non ci credevamo neanche un secondo, quindi è stata veramente una rivelazione. Ma lì veramente non lo sapete Madonna. Prima, cioè lo no. sapete quando no, lo no. sappiamo noi. Ho scoperto che in tanti altri lo sapevano, tranne che noi. A noi volevano tenercelo segreto, capito? Sì, diciamo che anche il nostro team è stato bravo, perché ci ha tenuto coi piedi per terra, noi intanto abbiamo continuato.
continuato a lavorare anche ad altro. Cioè, noi avevamo mandato quella canzone e poi il mood era se venite presi, bella, se no continuiamo sì, il nostro percorso. Sì, e in tanti ci provano con tante canzoni, mi hanno detto facciamo la canzone che per noi potrebbe essere potenziale per Sanremo e o la va o andiamo dritto dritto andiamo avanti da un'altra strada. Sì, perché quello era il messaggio che volevamo portare. Cioè, sì. Ed è andata, cazzo. Forse dopo la prima puntata, mi ricordo, ci siamo sentiti e mi ha molto stupito come siete stati accettati bene, perché comunque è un palco complicato, c'è tutta l'Italia che vi sta guardando, siete particolari. Sì, sì, lo accettiamo. Lo accettiamo. E siete stati però accolti molto bene dalla gente. Questa roba è stata molto figa in realtà. Ci aspettavamo proprio, hai visto come era il partita? Massacro, sì. Era partita proprio subito bastonate verso di noi. E invece... Ma perché siamo per simpatici. Siamo è quello il segreto. Il segreto è quello. Siamo dei personaggi televisivi oltre che cantanti, ragazzi. Se volete darci un programma, siamo pronti. Siamo qua, Rai, quando vuoi. Come ti è uscito l'accento milanese? Ormai sai, stanno in televisione. Si fanno un po' così, capito? Non vendiamo sogni, ma solide realtà, signori. Posso dire che adesso ci sono un botto di nonne Siad. Sì, proprio un botto. Sì. Ma bellissimo, appena siamo usciti da Sanremo, che non vedevamo la popolazione per una settimana, 10 giorni, siamo fermati all'autogrill. No? Sì. E di solito quando ci fermiamo all'autogrill noi che smontiamo dal furgone tutti ci guardano, tossici. Sì. Quanto schifo fanno lì là. Sì, no, siamo smontati tutti. I tenero, i cuccioloni. Voi siete quelli... sì, signora. Che bello, finalmente, siamo noi. Fino alla settimana prima... Hai cambiato l'antitaccheggio, quando entravate mettevano l'antitaccheggio. Così, occhio che qua rubano tutto, invece adesso... No, ecco, che in realtà... Qualcosina nelle tasche è arrivata. La gente che vi conosceva prima, avete già notato un cambiamento? Ecco, l'autogrill mi sembra un bel esempio, però anche magari nelle vostre città. I compagni delle medie, che una volta eri scappato dal tuo paese, dove veniamo, che ci dicevano, è quella, chissà che fine faranno. Esatto. Che ti hanno scritto tutti i messaggini, che non sapevo neanche che avevano il mio numero. Sì. Capito? Gente anche miliardi di anni fa, è bello, bello, ci ha stretto un po' il cuore. Dai, sì, un sacco di persone che magari prima... si fermavano al pregiudizio, adesso stanno cercando di andare oltre il nostro aspetto, stanno arrivando al messaggio, però ci sta, cioè accettiamo anche questa cosa, è inutile continuare a alimentare l'odio, non so come dire. Ah, quindi è reagito, non ve le legate al dito, cioè le cose che sono andate. Infatti sai che lo stavo pensando. Per noi va bene così. Dai, cioè. Bravi. Perché sennò è un ciclo che si alimenta, capito, devi stopparlo. Sì, sì. Sì, dai. Tra le nonnine Sed abbiamo un video di due signore di Altamura. Bella, per Altamura! Posso dire... È stato un momento epico! Posso dire una roba, cioè che non mi aspettavo tutto questo supporto alla mia città, infatti ci ringrazio, cioè ci tengo a ringraziare Altamura perché cioè mi ha dato il supporto psicologico. Il sud veramente ha risposto molto molto bella bene! Bella per il sud Italia! Le due signore che stiamo per vedere le conoscevi per... Vabbè, intanto vediamole, poi vediamo se le conoscevi. Vediamo, sono due signore attenzione, che... Attenzione, attenzione, la prossima settimana inizia Sanremo. Partecipa un'altra burana come noi. Si chiama Planta. Mi raccomando, alla destra. Non vi dimenticate. Aiutiamo tutti quanti che vince Sanremo. Speriamo che vinca sempre questo poverino. La burana ha risato gli uno come gli altri. Facciamo questa bella festa, sosteniamo l'Alta Murano. Ora spiego cosa significa questa bella festa che verrà a Sanremo. Mi raccomando, bravi, siete tutto puntuale a venire a vedere tutti quanti. Ma allora grazie signora, posso spiegare una cosa di questo video? Sì. È stato stupendo quando ha detto Amadeus facciamolo vincere questo poverino, che in realtà alcuni pensavano fosse dispregiativo, ma da me tipo questo, cioè capito, questo ragazzo, questo cucciolo. Ma la cosa bella, due giorni prima gli avevo mandato dei video della signora che faceva la pizza con l'ananas e la metteva a lui parte. E poi la buttava, gli ho detto bro guarda, lui mi fa sotto casa mia per la panetteria. Sì. Però dopo, oh, vi è andato una mano, allora l'endorsement della Ferragni probabilmente valeva di più, però comunque anche loro vi hanno dato un po' una mano. Un sacco. Stupendo. Bello. Inaspettatissimo. Veramente caratteristico, direi. Le nonne Siad! A che punto siamo con la divulgazione, con la diffusione del concetto della Sed? Cioè, secondo voi adesso la gente ha capito o va spiegato ancora? Cosa vuol dire essere nella Sed? Secondo me l'hanno capito. Sì. Ci siamo? Sì, dai. Essere nella Sed significa semplicemente vedere ogni momento di debolezza, ogni periodo buio, più come una risorsa
che è come una condanna, non so come dire, perché okay. Sì, riuscire a fare del proprio dolore la propria forza. Ok, venirne fuori. Io ho preparato un po' di volti di coppie famose, insomma così. Volevo insieme a voi capire chi sta più nella sed dei due. Distribuiamo i cappelli. Wow. Sì. Abbiamo il jingle dedicato. Per questo gioco? Certo. Fatemi sognare, vai. Allora, sono varie coppie, vediamo dei due chi è più adeguato alla sed. Cosa ci facciamo? Con queste applichiamo una parrucchina della sed al prescelto, ok? Allora, la prima coppia sono Totti e Ilari. Chi è che sta più nella sed, secondo voi? Secondo me sta più nella sed... Ilari. In realtà stanno entrambi nella sed. Se lo vogliono dire, ma si mancano. Sì. Dovrebbero, essendo nella sed, dovrebbero uscirne da questa cosa Viva l'amore, ragazzi! Viva l'amore, viva l'amore! Dai. Parrucca per tutti e due? Io sto arrivando già, te lo dico. A chi la metti tu? A Francesco? Sì, guarda, gli sta proprio così da Dio, guarda. Guarda bello. Tac! Guardalo qua e a Ilari mettiamo quella del signor Boiteo. Guarda che meraviglia. Wow. Ilari, io farei un pensierino. Guarda qua. Bravi! Questa è una doppia set. Che poi? Trump non sta nella set. Zero, zero. Proprio, non se lo merita di stare nella set. Elon Musk? Musk è un birichino, È un birichino. Non lo so se la farei entrare nella fallo entrare nella sala. Io questo Elon Musk la metto, magari mi regala una Tesla. Tutta la vita. Allora li mettiamo al lato pure la capigliatura mia. Se ci regala la Tesla, amore mio, li facciamo. Tutto. Vieni. Anche ci regala tre Tesla. Una rosa e una blu. Esatto, la voglio verde la Tesla. Una bella Tesla verde. Ho rischiato la vita comunque. Oh, però guarda che Trump ce l'ha già di suo. Vi manca il giallo a voi, eh? Potrebbe... No, ce lo vogliamo, non ce lo vogliamo. Non ce lo vogliamo. Donatella! Non sai neanche dirlo. Taylor Swift e... Anzi, Donatella Rettore e la Donatella Rettore d'America, che è Taylor Swift. Chi sta più nella serie? Com'è andato il duetto? Mamma mia. Il momento più divertente di Sanremo. È più punk di noi, lei. Lei è tosta, vi siete divertiti? Sì. Ha solo risposte perfette, tutte punk calibrate, a ogni cosa. La nostra regina. Sì, allora, la prima puntata avete fatto la vostra canzone con il bellissimo messaggio su un tema delicato come il suicidio. Immagino. Poi però ho pensato, e poi fanno dammi una lametta che mi taglio le vene con la Rettore. C'è qualcosa che non mi torna. È stato un caso o... No, in realtà, era voluta? È fatto apposta. Era voluta? Sì. Ha tutto senso, in realtà. Abbiamo pensato che la mette rappresentasse appieno in realtà il concetto di autodistruttivo. Il messaggio. Era il suo modo di farla, capito? Esatto, perché appunto come la canzone sdrammatizza questa cosa, è proprio come lo fa la gente, anche sull'autolesionismo, che ti dicono, è un argomento molto trascurato, non so come dire. Era una maniera di protesta per toccare quell'argomento. Donatella. Tripla. Dove è la telecamera, quella? Ce ne sono tante, scegliene una. Il tuo pisellone, Donatella. Olè! Cosa avrò voluto dire? Credo sia un codice loro, però sì. È il mio nomignolo. È il nomignolo. Così, sulla guancia. Tutto così. Taylor Swift niente. Allora. Malgioglio. Che stile. Malgioglio e Mattarella, chi sta più nella serie? Raga, intanto chiederei a Malgioglio se può scriverci una canzone. Perché io ci tengo tantissimo. Sarebbe una hit. Sarebbe una cannonata. Sarebbe una hit, sì. Glielo metto in no look, senza manco pensarci. Vai. Gio, sta benissimo. Vai, stai da Dio, Blue Princess. Ma quanto sta bene? Come si chiama quella della sirenetta? Ursula. Sembra Ursula. L'ultimo. Albano e Amadeus. C'è già. Ma è un membro onorario. Guarda come sta bene. Aspetta. Cioè. Ad Albano, Puglia, rosso, giusto. Chi c'è dopo? Vediamo. Vabbè, la Meloni Schlein. Meloni, meglio che non dico niente. Sta sulla Schlein. Neanche. Sono la Punks. Una pagina. Strappiamo la pagina. Una pagina. Allora, chi erano quelli dopo? Vabbè, Ferragni e Fer. Non stanno nella Sandy brutto. Dai, una coppia che... Dai, facciamo Marà. Gli spunta la cresta da quanto sei doppio. Sbanda e dai,
Va bene, allora. Vala per Fede! È più chiaro che cosa vuol dire essere nella sede. Ragazzi, intanto grazie, ma suonate, no? Abbiamo detto sì. Ci fate sentire il vostro pezzo sanremese. Molto volentieri. Tra poco tornano. Intanto fate un grande applauso alla sede. A dopo. Avete preso? Lascia qua, poi sistemiamo. Sì.